Buongiorno. È qui che alloggia un certo signor Poker? Sì, ha una stanza qui da noi. È venuto per caso a pagargli il conto. Pagargli il conto? E perché? Occupa la stanza da 10 giorni e non abbiamo ancora visto un soldo. Dolente, ma la cosa non mi riguarda. Qual è il numero della camera? 25. Ma lui c'è? Non so, in ogni modo la chiave non l'ha lasciata. Se sale da lui, gli dica che deve pagare o sloggiare. E in tal caso ci terremo la sua valigia. Va bene, riferirò. Mm-hmm. Si sale di lì? Sì, su per la scala, non può sbagliare. È un buono a niente quello lì. Uno scroccone capace solo di parlare a vanvera. Se ne vedono di tutti i colori, cosa vuol farci? È un regista. No, guarda, lascia stare. Ha vinto un sacco di premi. Sì, il guardone d'oro. Quante storie per un paio di fotografie. Niente da fare. Sta cercando qualcuno. Io ti spettacolo solo in diretta. Da che parte è il 25? 25, 25. Cosa vuol dire il 25? La camera 25? È logico. È dietro di lei. Il bagno invece è là in fondo. Dammi retta. Se ingrani bene, puoi girarne anche 5 o 6 all'anno. E quanti me ne dovrei fare? Non più di 3. O 2 più 1, secondo le scene. Questo è un diritto pulito. Ti decidi o no? Va bene. È permesso? Signor Poca? Scusi, signore, permette una parola? Per caso non si ricorda di aver sentito qualche altro ospite parlare ad alta voce? Una lite, delle urla. Qui la gente urla spesso e volentieri. Perché? Deve essere successo qualcosa. Ho trovato, c'è un morto in quella stanza. Un morto? Sul serio? E chi sarebbe? È quello della stanza 25. L'hanno ammazzato con una bottiglia. Dunque lei non ha sentito gridare o chiedere aiuto? Non ho sentito assolutamente niente. L'hanno ucciso. Sì. Comunque, lei non ha notato niente di insolito. Gliel'ho detto, non mi sono accorto di niente. Per Dio, avremo un sacco di noia adesso. Ci mancava solo questa. Scusi, le dispiace se faccio una telefonata? Si accomodi. Ah, si metta l'animo in pace. Non vedrà più un soldo dal signor Poker. Cosa? È morto, poveraccio. Qualcuno ha pensato bene di ucciderlo con una bottiglia di whisky. Evidentemente aveva abbastanza denaro da permettersi un cicchetto. Pronto? Signorina, mi passi la squadra omicidi, per favore, urgente. Chissà, forse l'assassino aveva la bottiglia con sé, però mi sembra poco probabile, sì? E chi è all'apparecchio? Cerco l'ispettore Derek, sono Merck, un collega. Sì, resto in linea. Un omicidio qui da noi. Sì. Imbarazzante, vero? Cerchi di ricordare. Ha sentito niente di insolito, delle grida, una colluttazione. Sei pronto, Derek? Ciao, qui è Merck che parla. Ascolta, volevo informarti che è stato commesso un omicidio in Karlstrasse. Sì, Karlstrasse, alla pensione Flora. L'ho scoperto io, sì. Sono praticamente inciampato in un cadavere. È stato colpito con una bottiglia? Il nome della vittima? Poca. Va bene, resta lì, veniamo subito. È il collega Merck. Quello della tributaria? Sì, dice di essere inciampato in un cadavere. Che linguaggio colorito. È vero, è un'espressione curiosa per un contabile. Ho sbatto contro il muro e comincio a perquisirlo. Era una donna, 17, giuro. Pensione Flora. Hai capito che scherzo? No, non mi sono accorto di niente.
Lei è il portiere, dopo tutto. Dovrà pur sapere chi entra e esce dalla pensione. Chi entra e chi esce dalla pensione? C'è sempre qualcuno che entra o qualcuno che esce. Ricordarseli tutti è impossibile. Come avrà constatato, io di solito sto là dentro a leggere il giornale. Leggevo il giornale. Anche questa è una dichiarazione. Verrà la polizia, immagino. Sì, saranno qui a minuti. Niente in contrario se salgo ad avvertire i clienti? Ormai lo sapranno già. Io dovrei andare. Ho un appuntamento d'affari. L'ha già detto al portiere? Sì. Perché nasconderglielo? Un omicidio. È pazzesco, non posso crederci. Beh, per me si è fatto tardi. Ci vediamo. Buongiorno, Dan. Buongiorno, Merck. Come andiamo? Buongiorno, Harry. Ciao, Merck. Nella stanza numero 25, ho chiuso a chiave. Grazie. Tu cosa fai? Non ci accompagni? Rimani qui? È facile. Basta salire le scale e imboccare il corridoio a destra. Io preferisco aspettarvi qui. Cos'hai? Ti senti poco bene? No, no. Non ho niente. Sto benone. Beh, fa come vuoi. Buongiorno. Il signor Merck? Stanza numero 25. Com'è successo? Gli hanno sfondato il cranio con una bottiglia piena. Vada su anche lei e resti a disposizione dei miei colleghi. Aspetti un istante. Non si può avere qualcosa da bere? Di là c'è un distributore automatico. Bene, vada pure. Che cosa aspetta? Vada. È stato il colpo di bottiglia a causare il decesso? Sì. Lo immaginavo. Doveva essere piena. Entrando nella stanza ho avvertito un forte odore di whisky. Avete trovato i suoi documenti? Ulrich Poca, nato a Berlino. Età? 32 anni. Triste morire con l'età. Scusa, posso offrirti qualcosa? No, grazie. Sì, una tragedia. Ti sarai sicuramente chiesto come mai mi trovavo qui e ho rinvenuto il cadavere. Ebbene, questo Ulrich Poca era un conoscente di mia figlia. Tu sai che ho una figlia, forse l'hai vista una volta. Hai anche un figlio, se non erro. Sì, sono in due, un maschio e una femmina. Lei è la maggiore. Ora che mi ricordo, dovresti averla conosciuta, Irene. Una volta venne con me al veglione della polizia. Sì, hai ragione. Alta, snella, capelli castani. Una bella ragazza. Sì. Ti stavo dicendo, Irene, hai incontrato questo Poca qualche tempo fa durante un viaggio. Doveva essere in Grecia o in qualche isoletta dell'Egeo, dove precisamente non te lo so dire. E lei evidentemente gli ha dato il suo indirizzo, o almeno credo. Fatto sta che stamattina Poca ha telefonato Irene chiedendole se potesse fare qualcosa per aiutarlo. In breve, le ha detto che era appena arrivato qui a Monaco, che era rimasto al verde e che non aveva nemmeno di che pagarsi la stanza. Insomma, in poche parole, era disperato. Voleva che gli portasse dei soldi? E gliene avete trovati? No, neanche un marco. Quindi le aveva detto la verità? Irene comunque mi ha chiamato in ufficio dicendomi: perché non fai una scappata da lui? Non ho voglia di vederlo. E così ho pensato, perché no? Ti dirò che oltretutto mi incuriosiva. Ecco, ovviamente non immaginavo che mi sarei trovato di fronte a un omicidio.
Quando ho toccato il cadavere era ancora caldo. Ho provato a voltarlo. L'ho messo supino per vedere cosa gli era successo. Non è stato molto difficile. Non si era ancora irrigidito. Da quanto sarà morto, d'onore? Sì, grosso modo. Sarà il medico legale a stabilirlo. Soltanto un'ora fa. Chissà, forse se fosse arrivato prima avrei potuto vedere in faccia l'assassino. Salendo hai incontrato qualcuno? No. Cioè sì, quando sono arrivato di sopra nel corridoio ho visto una prostituta che chiacchierava con un uomo. Sai, pare che questo sia una specie di albergo a ore. Sì, lo so, l'avevo sentito dire. Ma a parte questo, non hai notato niente? Sì. Osservando il cadavere ho riscontrato numerose tracce di iniezioni. Se non altro, saprei verso che ambiente orientare le indagini. È tardi, devo tornare in ufficio. Ho perso fin troppo tempo. Hai ancora bisogno di me? No, ti ringrazio. Piuttosto avrò bisogno di scambiare due parole con tua figlia. Va bene, glielo dirò. Potrebbe esserti utile. Tienimi a corrente. Senz'altro. Ma però, a pensarci bene, forse sarà meglio che torni direttamente a casa. La cosa ti ha lasciato un po' scosso. Sì. Sai, io non lavoro all'omicidi. I cadaveri non sono il mio pane quotidiano. E poi, devo dirlo a Irene, lei non sa ancora niente. Ti saluto. Ciao. Buongiorno, Robert. Ah, ti stavo aspettando. Vedo che hai portato anche Harry. È la mia ombra, spero che non ti dispiace. Al contrario, hai fatto benissimo. Accomodatevi. Ho avvertito in ufficio che sarei arrivato più tardi del solito. Sempre zelante. Allora, avete scoperto qualcosa? Abbiamo raccolto elementi interessanti. Interessanti? Per esempio, è emerso che quel giovanotto aveva la mania di viaggiare. Era un vero giramondo. Thailandia, India, Pakistan, Turchia, Grecia. Vi offro qualcosa da bere. Stefan, Harry, tu cosa prendi? Niente, grazie, non disturbo. Adesso disturbo, figurati. Alvin! Tu non conosci ancora mio figlio, vero? Alvin! Eccolo qua. Vieni, ti voglio presentare il signor Klein e il signor Barry. Molto piacere. Piacere. Piacere mio, Alvin. Ho sentito parlare di lei. Davvero? Mio padre mi ha raccontato spesso le sue gesta. È un suo ammiratore. Temo che esageri un po'. Sii gentile, Alvin, portaci qualche birra. Subito. Immagino che adesso vogliate parlare con Irene, vero? Le ho detto della morte di Poca, poveretta. È rimasta impietrita. Dovete avere pazienza, non si è ancora ripresa. La notizia l'ha sconvolta, è molto sensibile. Ora vado a chiamarla. Vi prego di scusarmi, è questione di un minuto. Tu lo conosci un po' meglio di me. Si comporta sempre così? In che senso? Non so, mi sembra un po' sconvolto. L'ho già versata nei bicchieri, spero che vada bene. Sì, benone, grazie. Posala pure lì. Ecco mia figlia Irene. Salve. Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno. L'ho riconosciuta immediatamente. Ci siamo già visti una volta. Pensa, Harry, è sorprendente. Ci incontrammo ad un veglione della polizia e lei si ricorda ancora di me. Perfettamente. Di lei invece non mi ricordo. Non mi stupisce, nel frattempo sono molto invecchiato. Eh sì, è passato molto tempo. Quanto sarà? Almeno 6 anni, la povera mamma era ancora viva. Non stare qui in piedi, vatti a sedere. Signorina, immagino che suo padre l'abbia già messa al corrente di quanto è accaduto. Sì. Robert, non vuoi sederti insieme a noi? Ma certo, si capisce. Ulrich Poca è stato assassinato oggi verso mezzogiorno in una piccola pensione. Ora, questo Poca, a quanto pare, era suo conoscente. Un vecchio conoscente. Sì, lo conoscevo piuttosto bene. Suo padre ci ha detto che lei e Poca vi eravate incontrati in Grecia. No, non ci incontrammo in Grecia. Fu in India. Boh. Hai niente in contrario se chiedo a tua figlia di mostrarci il suo passaporto? Il suo passaporto? Non ne vedo la ragione. Scusa, non pensare. Irene, dove tieni il passaporto? Vado a prenderlo. Scusa, ma non me l'aspettavo. Credevo che le avresti rivolto solo qualche domanda. Mi occorre il suo passaporto proprio per sapere che domande rivolgerle. Grazie. Prego, signorina, si accomodi.
Dunque vi sareste conosciuti in India e precisamente... Aspetti un istante. Dunque, vediamo. Ecco, vedo che eravate partiti per l'India più o meno nello stesso periodo. Sì, un anno fa. Dai visti si deduce facilmente che lei è stata un anno intero con lui. O forse sarebbe più appropriato dire insieme a lui. Sì, gentile Merck, non interrompermi. La definizione è corretta? Se mi consenti, volevo appunto sottolineare che stare insieme non mi sembra l'espressione più appropriata. Come vuoi. Dunque vi conoscevate, diciamo così, da un anno. Avevate viaggiato insieme per l'India e ovviamente anche in molti altri paesi asiatici. I timbri sui passaporti sono gli stessi. Quando è rientrata in Germania? Circa un mese fa. Dalla Grecia? Sì. In aereo? Sì, sono tornata in aereo. Quindi aveva i soldi per il biglietto? Sì. Ulrich Poca invece non li aveva? No. A lei chi li aveva dati? Li ho chiesti a mio padre. È vero, Stefan, glieli ho mandati io. Lei mi aveva inviato un telegramma in cui mi diceva che le avrebbe fatto piacere tornare a casa. Così sono corso all'ufficio postale quel giorno stesso. Ho spedito a Irene un vaglia telegrafico. La sera seguente lei è arrivata a casa. Sì. Grazie. Almeno adesso ho le idee un po' più chiare. E quella birra ha già aspettato anche troppo. Muoviti, Alvin. Dai da bere al signor Derrick. L'ho già versato. Anche a me è venuta sete. Brindiamo allora. Alla salute. Prosit. Quindi Poca non aveva il becco di un quattrino. No, era completamente al verde. Non so nemmeno come avesse fatto ad arrivare a Monaco. Neanche Irene si aspettava di trovarlo qui. E stamani, all'improvviso, si è fatto vivo. Precisamente, stamattina. Le ha telefonato, vero Irene? Sì. E le ha detto, sono a Monaco, alla pensione tal dei tali, non ho più un soldo, devi aiutarmi. Sì, più o meno così. Il resto lo sai già, come ti ho detto prima. Irene mi ha telefonato in ufficio e mi ha detto, papà, così è così, non ho nessunissima voglia di andarci, ti prego, vacci tu. Per quale ragione non voleva rivedere Poca? È semplice, tra noi due era già tutto finito. Sì, è comprensibile. C'è solo un particolare che non mi quadra. Cioè? Vede, signorina, Poca era qui già da 10 giorni. Ma perché l'ha chiamata soltanto oggi? Sì, hai ragione, in effetti è piuttosto curioso. A meno che non le avesse già telefonato prima. No, scusa, Irene me l'avrebbe senz'altro detto. O forse, e chissà, aveva già provato, ma senza trovarti. No, mai. Irene... Poca era dedito agli stupefacenti? Sì. Ma aveva deciso di smettere. Voleva farla finita. Ma non l'ha fatto in tempo. Ma no, nessun disturbo, per carità, al contrario. Piuttosto, spero che riusciate a mettere le mani sull'assassino. Siamo qui per questo, Robert. A proposito, rimane ancora da chiarire chi ha dormito nel secondo letto. L'abbiamo trovato sfatto. Oh, bella, davvero. Non ci avevo fatto caso. Sono sapete. Cose che succedono. Stefan, scusa, che impressione ti hanno fatto? La tua opinione qual è? L'irreprensibile collega ci ha detto una bugia. O tutt'al più una mezza verità. E della ragazza che cosa te ne pare? Ma non lo so, ho le idee confuse. Sembra inoffensiva. Emana uno strano magnetismo che non saprei definire. Qualcosa di sfuggente. Lo so, sto lavorando un po' di fantasia, ma... No, anzi, è una descrizione molto calzante. Emana uno strano magnetismo. Se ne sta seduta lì come se stesse sentendo, ma senza ascoltare. Mi dà l'idea di una mezza esaltata. Chissà. Forse non è del tutto con i piedi per terra. O forse non si è ancora riavuta dallo shock. Dove stiamo andando? Alla pensione Flora. Voglio dare ancora un'occhiata. Bene, e adesso?
Oriente, India, Grecia, le isole dell'Egeo. E poi questa tua paia. Abbastanza desolante. Sì. Quel ragazzo aveva davvero toccato il fondo. Senti bene, Cocca. I patti non erano questi. Come sarebbe? Non fare la furbetta con me. Mi domando per quale ragione abbia aspettato 10 giorni prima di decidersi a telefonare alla ragazza e dirle aiutami, sono alla fine. Forse era troppo orgoglioso. E perché non è venuta lei invece di mandare suo padre? Perché la imbarazzava. Perché come ci ha dichiarato poco fa, era tutto finito. Harry, Poca era arrivato a Monaco da ben 10 giorni. Non può averle telefonato solo oggi. Però il collega Merck ne è più che convinto. Sì. Ma ho il sospetto che voglia nasconderci qualcosa. Sì? Non lo lasci andare via. Il portiere, qualcuno ha chiesto di poche. Dove è andato? Via. Scusi tanto, mi dispiace, non sono riuscito a trattenerlo. È partito come una saetta. Non glielo so nemmeno descrivere. Ci avrei giurato. Niente, ha preso il largo. A che ora è successo? Ma saranno state le 8. No, le 7:15 al massimo. Dove è stata aggredita? All'angolo di Klemmerstrasse, vicino a Gartner Platz. Che tipo di veicolo era? È stato terribile. Una BMW, ma non sono morto. Capelli neri, occhi scuri, Billy. Sembrava un turco. È saltato fuori qualcosa dall'esame della scientifica? Ma che? Nemmeno qualche impronta sul collo della bottiglia? Niente. Ma non è possibile, scusa. Le impronte digitali sono state accuratamente cancellate. Cancellate? Strano. Si vede che l'assassino ha agito con calma, nient'altro? Sì, mentre facevamo i rilievi sul luogo del delitto, ha telefonato una donna. Voleva parlare con Poca. Ecco il nome e il numero di telefono. Buonasera. Dica, signora. Ho appuntamento con una certa signora Palmer. È seduta a quel tavolo. Ah, molte grazie. Il buon collega Merck. Ti stavo aspettando, Stefan. La signora Palmer mi stava appunto dicendo che aveva con te, cioè con voi due, un appuntamento per stasera qui al bar. Dovevate incontrarvi, no? Sì, è vero. Venite, accomodatevi. Le presento i miei colleghi, Derek e Klein. Molto piacere. Piacere mio. Fortunatissimo. Molto lieta. Dovete scusarmi se vi ho dato appuntamento qui, ma siccome abito in questi paraggi mi tornava comodo. Si conversa bene in questo posto. Andiamo al bar? Possiamo restare qui se vuole. Tanto nessuno ci disturberà. D'accordo, va bene. Credo di doverti una spiegazione, dato che probabilmente non ti aspettavi di trovarmi qui. Ora, la signora Palmer non conosceva soltanto Ulrich Poca, ma anche Irene. La conosce molto bene. Da circa un anno.
si sono visti per la prima volta in India. La signora Palmer è sociologa. Lavoro in proprio per le case editrici e per qualche istituto di ricerca. E come mai vi siete incontrati? Appena presa la notizia della tragica fine di Poca, la signora si è messa in contatto con noi per informarsi se Irene ne fosse già al corrente. E io le ho detto che mi avrebbe fatto molto piacere vederla scambiare due parole. Dopotutto ho rinvenuto io il cadavere. E tra l'altro le ho detto che noi due ci conosciamo. Sì, insomma, che siamo buoni amici. Certo. Avanti, mettiti a sedere. Ma certo, hai ragione. Immagino che la mia presenza non sia opportuna. Infatti. Allora la aspettiamo a casa nostra, quando vuole lei. Irene sarebbe molto felice di vederla. Mi ha raccomandato di dirglielo. Senz'altro. Grazie. Si immagini. Noi due ci vedremo sicuramente domani. Sì, è molto probabile. Buonanotte, Robert. Buonanotte, Stefano. Dica, signora Palmer, come mai oggi ha cercato Ulrich Poca? Ieri ho ricevuto una sua telefonata. Tra l'altro, non so come fosse riuscito a procurarsi il mio numero. Io non sono sull'elenco. In breve, mi ha chiesto aiuto. Un aiuto finanziario. Era disperato, stava molto male. Non aveva nemmeno di che pagarsi la camera e io ero molto occupata e gli ho risposto che l'avrei richiamato per fargli sapere dove e quando incontrarci. Infatti l'ho richiamato ieri, cioè oggi. Disgraziatamente ho appreso che Ulrich era stato assassinato poche ore prima. E ha chiamato Irene Merck subito dopo. Sì, ero abituata a considerare Poca e Irene una cosa sola. Li avevo visti sempre insieme e sapevo che lei vive a Monaco. Ha parlato personalmente con Irene? No, solamente con suo padre. Era abbastanza agitato e mi ha detto che Irene era in preda a un forte shock, tanto che era stata colta da collasso. Ha avuto un collasso? Sì. I signori desiderano? Signora, vuole ordinare qualcosa? No, grazie. Siamo a posto così, grazie. Di che argomento doveva discutere con lei il signor Merck? Voleva raccontarmi in quali circostanze aveva scoperto il delitto. Mi ha descritto sommariamente la pensione. Deve essere un alloggio molto modesto. E ha aggiunto che la polizia era già stata avvertita. Le ha detto solo questo? Non avete parlato di nient'altro? No. Mi è parso molto sulle spine poco fa. È vero, ho avuto anch'io questa impressione. Signora Palmer, che tipo di relazione intercorreva tra Poca e Irene Merck? Cosa facevano in India di preciso? Erano come tanti altri giovani che si recano in India in pellegrinaggio, a cercare presso autentici maestri, tanti cialtroni che sostengono di essere tali, quelle certezze che il mondo occidentale sembra aver perduto e senza le quali sono incapaci di vivere. Hanno bisogno di una nuova concezione della realtà, di una soluzione ai drammi della vita. La cercano negli insegnamenti dei santoni e nelle filosofie orientali. Ed è in uno di questi pellegrinaggi che ha conosciuto Poca e Irene Merck. Sì, ero andata in India con l'intento di scrivere un saggio sulla migrazione ad Oriente della gioventù europea, un fenomeno ancora da approfondire. Sarebbe lecito affermare che la loro era un'amicizia molto intima? No, non è così che la definirei. Lei sembrerà strano, ma tutti erano amici di tutti. Si era andata formando una sorta di comunità dalla quale nessuno era escluso. Quei ragazzi erano spinti dalla necessità di raccogliersi, di proteggersi l'un l'altro, di unirsi in una fede comune. La loro disponibilità era totale. In quel clima misticheggiante si manifestano i sentimenti più autentici e profondi. Quella era la loro casa. Il desiderio più grande di quei giovani era riuscire a vedere il mondo come una casa. Crede che anche Poca e Irene Merck condividessero questo desiderio? Sì. Erano due idealisti, pieni di entusiasmo. Mai avrei potuto immaginare che il loro sogno dovesse finire così. Signora Palmer, Ulrich Poca era un tossicodipendente. Lo sapeva? Ciononostante, Irene lo amava e cercava di aiutarlo. Raramente ho visto una persona sacrificarsi con tanta abnegazione.
Se vuole le diamo un passaggio. No, grazie, non si disturbi. Abito qua vicino, ai quattro passi li faccio molto volentieri. Buonanotte. 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 Stefan, non possiamo lasciarla andare da sola. È lei che vuole andare a piedi. Ho idea che Merkel sia venuto per suggerirle le battute. Sì, è possibile. Hai visto come parlottavano quando siamo arrivati? Ah, questa è bella. Rifiuta il passaggio e poi prende un taxi. La aspettiamo a casa nostra, quando vuole lei. Cosa? Irene sarebbe molto felice di vederla. Come sta il collega Polbecker? Non si sa. Fa una cosa, telefono all'ospedale. Buongiorno. Buongiorno. Mi raccomando. Pensaci. Ti posso disturbare? Tu non disturbi mai. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti com'è andato il vostro colloquio di ieri sera. Una donna in gamba, la signora Palmer. Mm-hmm. Ti ha raccontato dell'India? Sì, certo. È molto preparata sull'argomento. Se ne è occupata per mesi e ti ha raccontato qualcosa anche su Poca e Irene? Sì, e tra l'altro ha detto che Poca e tua figlia erano legati sentimentalmente. Legati sentimentalmente? Che parole grosse. Provavano una certa attrazione l'uno per l'altra, punto e basta. Irene si prodigava per lui come si sarebbe prodigata per chiunque altro. È fatta così, alla vocazione e al martirio. Si butta a capofitto nelle disgrazie altrui. Ieri è successo un altro fatto del quale ti volevo parlare. Nel tardo pomeriggio Harry e io siamo tornati a dare un'occhiata a quella pensione. Perché? È una mia abitudine, mi aiuta molto a tornare a riflettere sul luogo del delitto. Ma proprio in quel momento si è presentato al portiere un giovanotto e gli ha chiesto di Ulrich Poca. Un giovanotto? Sì, e quando ha saputo che Poca era stato assassinato è fuggito. E ora ci stiamo domandando chi diavolo potesse essere. Ma io non ne ho idea. Non ti secca se torno a parlare con tua figlia? Dovrei chiederle qualcosa. Alvin! Scusate un istante. Prego. Alvin! Ci sei? Sì, papà. Ho invitato di nuovo i miei colleghi. Sembra che ci Ciao, siano Alvin, delle buongiorno. Novità interessanti. Irene è in casa? Sì, è in camera sua. Sta dormendo? Credo di sì. Accomodatevi, conoscete la strada. Grazie. Prego. Un attimo di pazienza. Chissà perché ha chiuso la porta. Avrà paura delle correnti d'aria. Starà dando istruzioni alla figlia. Certo. Ci puoi giurare. Dicono che avere in casa un acquario fa bene al sistema nervoso. Sarà vero? Dovete pazientare ancora un attimo. Irene si era appena appisolata. Perché? È malata? No, grazie a cielo. Ma scusa, non sei stato tu a dire alla signora Palmer che Irene aveva avuto un collasso? Sì, è vero, ha subito un forte shock, ma parlare di collasso mi sembra eccessivo. Buongiorno. Mi volevate rivolgere qualche altra domanda? Scusi, mi rincresce di averla disturbata, ma non potevo immaginare che stesse dormendo. Si figuri. Non è che stesse proprio dormendo, si era semplicemente stesa sul letto a riposare. Il viaggio l'ha un po' esaurita e risente del cambiamento del clima. Certo. Scusa, ti dispiacerebbe lasciarci soli con Irene? Sai, le ho già raccontato di quel giovanotto che ieri durante il vostro sopralluogo si è presentato alla pensione Flora. Irene non ha la minima idea di chi potesse essere. Sì, va bene, vi lascio soli. Noi ce ne andiamo di là, così potrete parlare liberamente. Si accomodi, questa è casa sua. Ieri sera abbiamo parlato con la signora Palmer. Sì, so del vostro incontro. La signora Palmer è venuta a trovarla ieri sera? Sì. Lo prevedevo. Era rimasta colpita favorevolmente dai suoi tentativi di salvare Poca. Ho conosciuto parecchi ragazzi che sono riusciti a liberarsi dall'eroina. Poca non ce l'ha fatta. No. Ma era sinceramente convinto che sarebbe riuscito a smettere.
ha lottato. Io ho vissuto la sua tragedia giorno per giorno. È stata un'esperienza orribile. Un dramma che un individuo sano non riuscirebbe ad immaginare nemmeno lontanamente. Avevo un'infinita pietà di lui. A causare la fine della vostra relazione fu la sua rinuncia a quella impari lotta? Sì. Avete già finito? Alvin, posso farti una domanda? Dica. Hai un posto di lavoro stabile? Sì, sono impiegato in un'azienda commerciale. Come mai sei a casa a quest'ora? Ho preso qualche giorno di ferie. Qualcuno doveva pure occuparsi di Rene. Sa, in quelle condizioni. Già, certo. Contravvenzione. Sì, ma perché la dai a me? Beh, guidavi tu. Andate pure senza di me, io devo tornare di sopra. Ma perché? Cos'è successo? Ho dimenticato una cosa. Irene, è riuscita a dare una risposta a tutte le tue domande? Sì, anche se avrei voluto chiarire il mistero di quel giovanotto. Ti avevo avvertito, purtroppo, lo so, Irene... Lo so, gliel'avevi già chiesto tu prima ancora di rincasare. Sì, le ho telefonato e lei mi ha risposto che non aveva la minima idea chi potesse essere quel tale... Mi credi così sciocco da averglielo chiesto ancora? No, scusa, è che... Abbiamo parlato della sua esperienza in India. Ah, bravi, eccovi qua. Ho registrato una telefonata molto interessante. Chi era all'apparecchio? Lo sconosciuto che ieri è scappato dalla pensione. Mi spiace d'aver perso. È l'amico. Tutto sommato non avevo niente da nascondere. È stato più forte di me. Comunque, io faccio il musicista e suono tutte le sere ad scrivere. Dunque, ecco l'indirizzo. Grazie ragazzi, grazie, siete magnifici. E ora facciamo una ventina di minuti di pausa. Guarda un po' chi si vede. Alvin Mack. Prova a fare due chiacchiere con lui. Ciao, come mai qui? Buonasera. Sono patito per la musica. Mm. Ci vengo abbastanza spesso. Mm-hmm. In questo locale suonano sempre i complessi più nuovi. Le piace la loro musica? Sì, non c'è male. Ma questa non è la sola ragione per cui sei qui, vero? Ma sì, gliel'assicuro. Lo sai che l'uomo che ieri cercava Poca è in questo locale? Cosa? E chi sarebbe? Quel chitarrista biondo con gli occhiali a specchio. Non sarà la prima volta che vieni qui. Ma no, gliel'ho detto. Scusate, devo parlare a quattro occhi con questo signore. Mi tolga una curiosità. Lei fuma per caso? Di tanto in tanto.
Allora non avrebbe niente in contrario se io adesso mi facessi una fumatina. Sì, insomma, ci siamo capiti. Tanto la pelle è sua. Ah. Va bene, veniamo al sodo. Ulrich Poca. L'avevo conosciuto ad Atene, al Pireo per essere precisi. Prima avevo girato un po' per le isole, ma ero rimasto al verde. Il Pireo non è male, ci sono un sacco di locali notturni e la gente è spendaccione. Con la mia chitarra alzo sempre qualche soldo. E poi mi piace vestirmi bene, mangiare nei locali eleganti e avere sempre qualcosa di buono da fumare, mi sembra abbastanza comprensibile. Per Bacco, certo. Una volta che ci si abitua ad avere un certo tenore di vita, diventa difficile farne a meno. E infatti, il mio problema era proprio questo quando stavo al Pireo. Mettere insieme abbastanza quattrini da non dover rinunciare a niente. E in conclusione, pensa di esserci riuscito? C'è un bel movimento qui a Monaco, eh? Non gliene frega niente, a lei interessa solo la faccenda di Poca, vero? Effettivamente. D'accordo. Il Pireo assomiglia un po' a qualsiasi altro posto. Basta qualche giorno e ci si conosce tutti, si fa amicizia. Regolare. E così ho conosciuto Poca. E Irene Merck? Si capisce, anche Irene. Per farla breve, Poca e io ci siamo detti le solite cose. Da dove vieni? Dove vai? Io gli ho raccontato di Monaco e che stavo per tornarmene a casa. Loro invece proseguivano per la Turchia. Gli ho augurato buona fortuna. Ma dato che gli piaceva il rock, gli ho detto che se voleva poteva venire qui a sentirmi. E infatti una volta è venuto. Quando? Vuole sapere com'è andata di preciso? D'accordo. 2 giorni fa... me ne stavo lì stravaccato. Di punto in bianco mi vedo davanti quello scoppiato di Ulrich. E ha il coraggio di dire a me che si sente a pezzi e che devo aiutarlo, a me. Come se io fossi pieno di soldi. Comunque, siccome sono un tipo curioso, vado a vedere. Questo ieri. E il portiere di quella tovaglia mi dice tranquillamente che il vecchio Ulrich è morto, col cranio sfondato, e che i piedi piatti sono ancora di sopra. Così taglio la corda. Vede, a me basta solo sentir parlare di polizia che il cervello mi va in tilt e non capisco più quello che faccio. Sarà una malattia infantile. Se sento odore di uniformi alzo i tacchi e me la squaglio. A cosa sta pensando? Non si faccia idee sbagliate. Stia tranquillo, cerco di avere quelle giuste. Se crede che io c'entri in questa storia si sbaglia. Non prova alcun dolore? Non sente nessuna pietà per quel disgraziato? Oh mio Dio. Comincia con le domande trabocchetto. Yeah, I feel so blue. Credo che mi sia venuta finalmente l'idea giusta. La dichiaro in arresto. Mi arresta? E questa a lei sembra un'idea giusta? Sì. E per quale ragione? Ci sono un'infinità di ragioni per chiuderla in cattapuglia. Le spiacerebbe dirmi quali sono? Reticenza, tanto per cominciare. Lei non mi ha detto tutto. Certo, ma lei non mi ha chiesto tutto. Gesù. Aspetti, non abbiamo finito. Non vi conoscete? No. Storie. Comunque l'ho arrestato. Avanti, Alvin, corri ad avvertire tuo padre. Andiamo. Dove? Nell'ufficio della squadra omicidi. Non vuole portare con sé la sua chitarra? No. Perché no? Tanto tra un'ora sarà fuori. Ne è così sicuro? Io se fossi nei suoi panni me la porterei dietro ugualmente. Non vorrei che si annoiasse. Ah. È tardi, devo andare. Buonasera. Vai, vai.
Billy, non fumare così tanto, ti fa male. Come sei noioso. Sa qual è il vostro guaio, secondo me? Tutti gli uffici di polizia del mondo hanno qualcosa in comune. Ah, sì? E sarebbe? L'aria è irrespirabile. Lei riesce a respirare? Quanto basta per sopravvivere? A lei verrebbe mai in mente di fare della musica in questo letamaio? Qui non serve la musica per far cantare la gente. Comunque la risposta è no. Ah, lo credo bene. Non verrebbe in mente neanche a me. D'accordo. Da adesso in poi farò il muto. Non mi torturate. Tanto domani dovrete lasciarmi andare. Non otterrà mai un mandato di cattura. Coraggio. Tocca a voi. Portalo nell'altra stanza, Harry. Vuole mangiare qualcosa? Oh, magari un'insalata, se è possibile. Dia a Berger che gli faccia portare qualcosa. Venga. Billy, il menù. Non lo vuoi interrogare? No. Perché no? Sto aspettando Merck. Giù le mani, non si tocca. Perché? Ah, un parente, vero? Molto spiritoso. È per lui? Sì, posalo pure lì. Grazie. Dovrei ingoiare questo schifo. Non la obbliga nessuno. Ne vuole un po'? Harry, tocca a te. Lo sai che cosa sei? Mm-hmm. Buonasera, Stefan. Potrei parlarti un istante? Accomodati. Scusa, so di essere noioso, ma non riuscivo a darmi pace. Alvin, tornando a casa, mi ha detto che stasera avete proceduto ad un arresto. Sì. Se non ho capito male, si tratta di quel giovanotto che ha chiesto di poca e poi è fuggito. Un musicista, o almeno così sì, dice. Sì, un musicista. Già. Avevate qualche motivo per arrestarlo? Voglio dire, non si arresta un individuo così senza una prova. No, ho semplicemente riflettuto sul caso. Vuoi bere qualcosa? No, no, grazie. Hai le labbra secche. Davvero? È lui che sono? Sì. Che cosa ti ha detto? Ha confessato qualcosa? Bravo. Mi piace. Ah, sì? Cosa suonava quando era in Grecia? La mia musica. Come? Non ha un repertorio greco? Non so, Zorbas o roba del genere. Su, mi suoni qualcosa.
Una canzone greca, ne conosce? Ne suoni un'altra. Vuole una canzone sdolcinata? Tanto qui comanda lei, vero? Se proprio ci tiene. Grazie. In quella comunità tutti erano amici di tutti. Avevano bisogno di sentirsi raccolti, di proteggersi. Smettila. Sono parole della signora Palmer. Quei ragazzi erano accomunati dal desiderio di riuscire a considerare il mondo come la propria casa. Ti ho detto di smetterla! Che cosa succede, eh? Entri. Non abbiamo ancora parlato di Irene Merck. Era la più grande puttana del Pireo. È una calunnia! Robert, calmati. È suo padre? Sì, questo è uno. Questo è il signor Merck. È un dritto, lei. Voleva il Sirtaki. Coraggio. Non se la prenda. Stia tranquillo. Irene... era una regolare. Siamo andati a letto insieme un paio di volte e Poca voleva che gli dessi dei soldi. Ormai quello aveva il cervello fritto a furia di bucarsi. Io non lo potevo soffrire. Era uno squallido, un ruffiano. Ma non l'ho ucciso io. Posso andare? Sì. Tu conoscevi quel chitarrista? No. Non di persona, me ne aveva parlato Irene. Allora sei stato tu a mandare Alvin in quel locale notturno. Volevi che convincesse il chitarrista a tacere il fatto che Irene... insomma, che faceva quella vita. Sì. E hai pregato la signora Palmer di fare altrettanto. Sì. Perché, Robert? Ci deve essere pure un motivo. L'amore, Stefan. L'amore di una ragazza sana per un derelitto. Un amore assurdo, inspiegabile, per un buono a nulla che viveva al di fuori della normalità, come noi la intendiamo. Io conoscevo Poca fin da prima, sapevo benissimo come sarebbe andata a finire. Ma Irene era così ostinata. E lo ripetei fino alla nausea, non attaccarti a quel ragazzo, non vale niente, è un malato, ti renderà infelice, te ne pentirai. Non servì a niente. Ormai l'aveva stregata. Vedrai, papà, che riuscirà a venirne fuori. L'importante è che abbia qualcuno che gli stia vicino. E restò con lui. Ma... e poi... saltò fuori l'idea dell'India di diventare discepoli del grande guru.
Irene era convinta che la visione di un mondo migliore l'avrebbe aiutata ad uscire dal tunnel delle rovine. E in un bel giorno fecero fagot. Senza nemmeno dirmi crepe. Ma non servì a niente. Quel pellegrinaggio in Oriente che avrebbe dovuto farlo guarire si rivelò un fiasco clamoroso. Poca ricominciò a drogarsi ancora peggio di prima. E ad Irene non restò che darsi da fare per procurargli del denaro con cui tirare avanti. Stefan, fino a che punto può arrivare l'amore? Io adesso lo so, ma se questo è il prezzo, ne avrei fatto volentieri a meno. Già. Non mi hai ancora raccontato l'epilogo, però. No. Anche i più grandi amori finiscono. All'improvviso Irene si fece viva da Atene. Mandami dei soldi, voglio tornare. Quando la vidi entrare in casa, stentai a riconoscerla. Più che cambiata, la trovai sfigurata. 3 settimane più tardi arrivò Poca. Telefonò ad Irene e le disse: sono a Monaco, vieni da me. E lei, dopo qualche esitazione, gli obbedì. Il secondo letto era disfatto. Lo aveva usato lei. Ma quando lui ha preteso che continuasse a procurargli i soldi nella solita maniera, lei lo ha ucciso. Poi è venuta da me. Mi ha chiesto di aiutarla. E io ci ho provato. Cos'altro avrei potuto fare? Già.